Bentrovati, bentornati su questo canale. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una macchina fotografica economica, ma molto particolare, molto bella, a me piace moltissimo ed è una macchina sovietica. Si tratta della Kiev 4. Ed ecco la macchina. Sicuramente la conoscete tutti per vari motivi. Uno perché è sempre stata presente nei mercatini dei russi, dei polacchi lungo le strade oppure nelle piazze delle nostre città. Un altro perché all'occhio vi balza subito la somiglianza esasperata con un'altra macchina ben più conosciuta, e cioè la Contax 2, anteguerra. Perché questo? Per due motivi. Uno perché la macchina si ispira fin troppo alla macchina tedesca, e un altro perché non si tratta di una vera e propria copia, ma si tratta proprio della stessa macchina in un certo senso. E questo per quale motivo? Innanzitutto voglio specificare che non mi va di stare a fare il solito discorso che si sente e si legge dappertutto sulla storia di queste macchine e dei rapporti che ci sono stati tra i produttori sovietici e i macchinari tedeschi. Ma proprio due parole bisogna farle. Allora, queste macchine sono state realizzate, almeno all'inizio, con gli stessi macchinari che usava la Zeiss Icon di Dresda per realizzare le Contax 2 e Contax 3. Vi ricordo che la differenza stava nella torretta esposimetrica che aveva la Contax 3, e che anche aveva anche la Kiev 4. E questo perché? Perché dopo l'occupazione sovietica della Germania nazista, la parte orientale cadde appunto sotto il dominio sovietico e le linee di montaggio di queste macchine fotografiche vennero trasferite in Ucraina, appunto a Kiev, e con esse anche parte dei tecnici e soprattutto i materiali ancora rimanenti per l'assemblaggio delle Contax. Quindi le prime Contax sicuramente vennero prodotte con gli stessi componenti fino a che non si esaurirono, dopodiché passarono i russi a realizzarle con componenti realizzati da loro stessi. Ovviamente, malgrado le catene di montaggio e la componentistica possa essere stata la stessa, le differenze sono sostanziali dal punto di vista della qualità costruttiva, qualità realizzativa, qualità di assemblaggio, forse più che altro, e dal controllo qualità e le tolleranze. Questo può, secondo me, rappresentare la grossa differenza tra le prime Kiev sovietiche e le ultimissime Contax tedesche. Ma questo modello in particolare è del 1974 e quindi non si tratta appunto di uno dei modelli assemblati con la vecchia componentistica tedesca. Perché dico che è del 74? Perché, come sappiamo, in molte macchine fotografiche sovietiche il numero di serie ci dà una mano, perché le prime due cifre rappresentano l'anno di costruzione. Vedete? 74. Quindi è un modello che non rientra tra quelle forse più ambite, ma comunque è perfettamente funzionante e a posto da tutti i punti di vista. Allora possiamo quasi dire che ci troviamo di fronte a una macchina che a me piace tantissimo e che è in tutto e per tutto, almeno esteticamente, uguale alle vecchie Contax anteguerra. Tranne la differenza appunto della scritta, che in alcuni modelli si trova soltanto espressa in caratteri occidentali e in altri in cirillico. In questo caso è doppia. E vediamo un po' come è fatta sta macchina. Allora, la parte anteriore presenta l'autoscatto che voglio farvi vedere, è funzionante. Il bello di questa è che ogni componente funziona. E non è poco, eh?
trovarla in queste condizioni. Esatto, poi già a fine corsa. Ok, l'ottica che anche questa è una copia del Tessar e che ha lo stesso attacco delle ottiche della Zeiss per le contacts, vedete, si preme leggermente in questo punto e si estrae l'ottica. Si tratta di uno Jupiter 8, i nomi sovietici sono sempre con molta poca fantasia, o si tratta di Industal o di Jupiter, in questo caso uno Jupiter 8, 50 mm f2, che ha un'ottima risoluzione ed è un'ottica affidabilissima. Contrastata, bella, mi piace. La macchina sul frontale presenta poi il telemetro con una base molto larga, come potete vedere, che in questo caso è molto contrastato ed è ben visibile e funziona perfettamente. Attacco per il flash, la parte superiore, la rotella per l'avanzamento e per la scelta dei tempi. In questo caso, vedete, ecco i tempi qui sotto, si alza leggermente e si gira in corrispondenza del tempo scelto. Il contapose funzionante che va azzerato ogni volta che si inizia e un nuovo rullo con questa è la stessa rotellina che fuoriesce, vedete, si gira e si regola sul numero iniziale. Slitta porta accessori porta flash e manopolina di riavvolgimento dietro la finestrella per il mirino e sotto le classiche chiavette per aprire il dorso come nelle Contax e il pulsantino per il riavvolgimento. Mettiamo nuovamente l'obiettivo. Ecco qua. Per la messa a fuoco si esegue lo stesso schema e si segue lo stesso sistema delle Contax a telemetro, cioè si agisce su questa manopolina, vedete, e gira l'ottica in corrispondenza della messa a fuoco desiderata, o meglio espressa dalla finestrella del telemetro. Unico piccolo inconveniente, ma veramente piccolo inconveniente, che forse a una mano inesperta può risultare tale, è che quando si agisce su questa manopola per la messa a fuoco, inavvertitamente con l'altra, vedete, si può coprire la finestrella del telemetro. A quel punto non è più visibile nel mirino. Ricordiamoci solo questa piccolissima problematica, comunque ad ogni modo ci si accorge quando poi si guarda dentro che non si vede più quel rettangolino giallo del telemetro. Apriamo il dorso, si agisce su queste chiavette, tolgo il rocchetto e vediamo le tendine come le vecchie Contax anteguerra e anche le Contax del dopoguerra, sono metalliche a scorrimento verticale. Questo ha sempre costituito un tallone d'Achille per queste macchine, perché le fascettine, i cordellini che regolano la tensione delle tendine sono piuttosto delicati e quindi anche difficili da sostituire, difficili da riparare. Almeno questa è la mia modesta esperienza. Per fortuna questa macchina invece è a posto. Ecco, vediamo un po', la carichiamo, vedete, proprio come una serrandina. Il tempo selezionato è di un 125esimo. E va. Mettiamo un tempo più lento, carichiamo prima sempre, no? È buona norma con le macchine sovietiche caricare prima e poi cambiare il tempo dell'otturatore. In questo caso mettiamo un decimo e vediamo che rallenta. Mettiamo un 125esimo, il tempo che uso più frequentemente. Rimettiamo, è un
125esima, ecco, adesso ci siamo. Non avevo caricato completamente, vedete quanto è delicato? Ecco qua. Cambiamo nuovamente il tempo d'esposizione. Mettiamo a mezzo secondo. Proviamo un po'. Ok, allora sono tempi quelli lenti che non si usano quasi mai, ad ogni modo è bene controllare che funzionino, perché di sì. Proviamo. 125esimo, a posto, la macchina grazie a Dio è a posto e può essere pronta per fotografare. Cosa c'è da dire? C'è da dire che queste macchine vengono vendute ai prezzi più vari. Ho visto dei prezzi assurdi in rete, vi dico la verità, e vi dico anche quanto l'ho pagata io personalmente. Io questa macchina fotografica l'ho comprata in un mercatino domenicale dove c'era una bancarella di russi. Certo, non è più come negli anni, i primi anni 90, quando se ne vedevano tante per le vie, per le piazze, che esponevano tra l'altro della merce molto interessante. Adesso è difficile, vendono tutte cineserie, roba che non c'entrano niente con quello che portavano loro anni fa. Però ogni tanto può capitare, può capitare. In questo caso una bancarella di venditori che tra l'altro posso dire relativamente conosco, perché sono venuto a contatto con loro anche precedentemente, mi hanno venduto questa bella Kiev con la custodia sua originale a un prezzo veramente buono. L'ho pagata 35 euro. È una bella macchina che voglio utilizzare, ma che purtroppo non ho avuto il tempo di provare. Perciò ho cercato, siccome l'ho avuta in passato, ho avuto sia questa che quella con la torretta esposimetrica, che tra l'altro non funzionava perché poi la cellula era esaurita. Comunque ad ogni modo le avevo provate, ho scattato dei rullini, però non li trovo più purtroppo, quindi in questo caso non posso mettere delle foto per testimoniare il corretto funzionamento della macchina e dell'otturatore. Probabilmente provvederò più avanti, ad ogni modo ho voluto presentarla intanto questa. Insieme a questo volevo consigliare appunto: date un occhio quando vedete queste bancarelle lungo le strade, fermatevi, potrebbero avere qualcosa di interessante. Tra l'altro, ancora qualcosa probabilmente si trova, perché, ve lo posso dire con certezza, perché è possibile, parlando con loro, chiedere se trovano dei modelli particolari. Io l'ho fatto, non è che dovete anticipare dei soldi. L'ho fatto e mi hanno portato quello che volevo, cioè in questo caso per esempio, oltre, questa l'ho trovata, ma mi hanno portato questa bella Start. È una macchina, anche questa, non diffusissima, anche questa perfettamente funzionante, di cui ci occuperemo in un altro video. Ed è una macchina che nella ex Unione Sovietica era una macchina professionale. Bella. Bella, e sarà da provare anche questa. Quindi, su ordinazione, tra virgolette, è anche possibile reperire qualche pezzo particolare che non siano le solite Fed, le solite Zorchi o cose del genere. Per carità, macchine rispettabilissime, però piuttosto diffuse. Anche questa lo è, anche la Start non è che sia una macchina, per carità, rara e introvabile. Però sono macchine meno diffuse, comunque è piacevole averle, è piacevole provarle. Il video è breve, ma non ho veramente altro da dire. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia interessato, vi sia servito per approfondire oppure per rimettervi in mente certe macchine che costano poco. E beh, la Start un pochino di più, e comunque non tantissimo, costano poco. Una volta che si hanno, sono relativamente affidabili e vanno prese in considerazione. Grazie, se vi piace mettete like, se vi va iscrivetevi al canale, contattatemi per qualsiasi cosa, qualsiasi curiosità,
Sono contento di ricevere le vostre considerazioni, i vostri commenti. Grazie a tutti, al prossimo video.